Se vi servono crediti, igxe.com, un sito molto molto affidabile, molto molto economico, due coupon, fate voi, trovate tutto in descrizione. Bella ragazzi, finalmente benvenuti al Sanchez Road to Arsenal, lo devo fare da tempo immemore, tanto, tanto tempo però. Finalmente ce l'ho fatta, inizio questa nuova serie che spero diventi. Io faccio sempre così, ogni anno inizio una serie, poi però dico nah, non mi piace, e inizio un'altra. L'anno scorso l'ho iniziata, ho fatto la stessa cosa con Let's FIFA, poi l'ho abbandonato. E ho iniziato il Royce Road to BBB, che comunque è stata una bellissima serie. Quest'anno succede la stessa cosa, però abbandono il Giro del Mondo, che è stata l'ultima serie, che l'ultimo episodio l'ho fatto tipo a novembre, però roba tempo fa. E inizio questa nuova serie, questo nuovo Sanchez Road to Arsenal. Adesso ovviamente la inizieranno tutti una serie così, perché è al solito. Però ovviamente sto scherzando, ognuno è libero di fare ciò che gli pare. Ora direi di iniziare a recare la carriera, sì, la carriera, col cazzo, la serie. Farò tutto in live, non so se proprio tutto, ma credo tutto, perché sì, volevo cambiare un po'. Non so, ditemi nei commenti, dato che tanti di voi, io so che tanti di voi sono, ci tengono, so perché, ma ci tengono al mio look, mi dicono, ma che capelli c'hai, ma che cazzo c'hai, ma che ti sparo la testa! E mi sono tagliati i capelli, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi amanti dei miei capelli, perché a ogni video, quando mettevo la facecam, mi dicevate, ma Flash, ma che cazzo di capelli c'hai? E la mia risposta era, anche se non glielo scrivevo, ma i cazzi tuoi, insomma, roba così. Ragazzi, ci vediamo dopo, cioè teoricamente io mi vedo dopo con voi, però voi mi vedete adesso, perché ci sarà uno stacco e ci sarà. Vabbè, insomma, dopo. Ok, rieccoci. Ultimate Team. Non ho un club, quindi me lo dovrò creare. Utilizzo un altro account, che pago, sì, in cash, in Dané. Lo pago ogni mese, senza che io alla fine lo utilizzi, quindi io praticamente ogni mese spendo 7 euro a cazzo. Lo dovevo anche usare questo figa di account, quindi ecco. Ultimate Team, già pacchetto, vediamo cosa troviamo. Oh, niente, troviamo un cazzo. Saltiamo qua, che ovviamente troveremo bronzoni tattici. Dovremmo fare anche una partita, ma io sinceramente non ne ho voglia. Facciamo una cosa, magari. Ecco, sì, sì. Non mi danno crediti, quindi dovrò fare una partita prima di pigliare Sanchez dall'altro mio account, perché sennò come faccio? Quanto sei brutto figlio! Maduzza, maggiuzza. Facciamo. Ok, così. Abbiamo fatto la squadra, andiamo a giocare la partita. Non so come si fa a cambiare squadra, a cambiare nome. Quindi magari lo facciamo subito. Easy, easy, proprio veloce. Ok, abbassiamo la telecamera. Così. Perfectly. No, no, ma cos'è? Mi devo tenere quel nome di merda. Il Nantes AC è pronto a dare spettacolo in campo. Con due vuori, il resto è bronzo. Bronzo senza intesa, il peggio di Ultimate Team, il bronzo senza intesa. Ma va bene. Consigliatemi tra l'altro anche nei commenti quali altri video potrei fare, perché comunque vorrei fare questa serie qua, qualche altra serie incentrata su Ultimate Team, tipo un squad, volevo riprendere il Club of Squads, che era una serie che ho fatto per due episodi, tipo su FIFA 14, che però mi piaceva, ovvero la scalata di squad builder, fare a ogni budget uno squad builder a portata, che potesse essere buggato o comunque forte. Però consigliatemi anche altri video da fare, a me piacciono poi i video
illustrativi dove vi faccio vedere un po' e boh, consigliatemi insomma un po' voi. Intanto abbiamo trovato una partita contro uno che sembra anche bravino, vediamo, squadra 100 intesa, 72 di valutazione, 4-3-2-1 e bene, due if, un Motm, Paladino e Berardi. Balboa dovrebbe essere quel Motm, lo conosco perché suona il cellulare di mia madre. Poi io adesso ho il Meteor, quindi sente tutto, capta tutto. Numeri di Orcune, Orurche, non Orcune, che cazzo dico. Esce come un caprone il portiere, però va bene. Oh! Tiro da Berardi. Berardi. Perché? Ma perché se fai una parata così non puoi mandarla lontano? La devi mettere per forza di nuovo in area. Ma non ho capito io. I portieri bronzo. Ma io non li capisco. Ma sono scarsi. Ma nella verità farebbero ste parate. Ma serio? Serio? Ma stai cazzando? Ma che fai? Che fai? Ma che fai? Ma il mio portiere è davvero. Non è un portiere, è un imbecille. Cioè, boh. Vabbè. Ma perché? Numeri di Esweb. Ronaldo to life. Cosa fai? Ma io vorrei capire che cazzo fai, Korber. Ma chi ti ha insegnato a fare il portiere? Vorrei capirlo. Popling. Grande socio. Ma sei davvero. Wow, Thug Life. Grandissimo, socissimo. Adesso magari arrivi 4-3. Non sai fare le skill. Vabbè, finisce qua. 4-1. E vabbè, adesso comunque non serviva niente sta partita. Mi serviva solo per. Poi alla fine prendere Sanchez. Non so, adesso dovrei vedere un attimo il prezzo su Footbin del buon Sanchezzolo. 2000 years later. Ce l'ho. Sanchez, second in form. Andiamo a giocare, va ragazzi, andiamo a giocare. Allora, io non voglio mettermi cose tipo bro, prendere prime bronzi o altro, proprio prendo tutti i giocatori e basta. Basta, prendo tutti i giocatori, devo prendere tutti i giocatori dell'Arsenal. Andate poi nel vaffanculo, andate poi nel footed della squadra dell'Arsenal, vedete tutte le carte che ci sono appunto di questa squadra e io le prenderò tutte, porterò ovviamente dagli oro per poi andare verso i bronzo, comunque prendere gli scarti dopo, tra virgolette, quelli che farò giocare poco. Forza, forza e courage, forza e courage. Vediamo che squadra, 100 d'intesa, 83 di valutazione, una tedesca, forte, tutta verde, non una linea neanche gialla. In divisione 10, prima partita. Ok, va bene, va bene il tuo cazzo di schifo di matchmaking, però va bene. Questo all'Emirates Stadium, quello che dovrò prendere io, tra l'altro, ma va bene. Forse Courage. Rigore, rigore! Ma come no? Come no? È di nuovo, è giallo. Ah, giallo, rosso. Fuori dai coglioni, almeno la smetti di entrare in scivolata ad cazzum e ti becchi sto rosso. Bravo scemo. Roba, roba, gol! Andiamo, questo che non so chi sia, ma chi è? Chi sei? Fatti vedere. Che cazzo sei? Morgan Fo Mil Fox, grande socio, grandissimo, 1-0, vai, vamos. Oh, Nardiello! Nunzio! 2-0 e nessuno di questi due gol segnato da Nanchez, da Sanchez comunque. Quindi, roba assurda, 2-0 e cala il sipario, non ancora, a dire la verità, stiamo calmi, però comunque 2-0 l'Emirates.
Gol di Daniel, non si chiama Nunzio, però Nardiello, più cognome, più nome da Nunzio che da Daniel, però va bene. Daniel Nardiello. Ciro. Napoletano. Napoletana pazza. Ollo! Al 90 arriva il gol di Nunzio. 3-0. 3-0, risultato netto. Risultato davvero netto. Una prestazione maiuscola dei miei bronzi, più il SIF di Sanchez, quindi good. Finisce qua 3-0 per noi, bella prestazione, meno 3 punti arrivano proprio easy nella divisione 10. Ottimo, grande, grazie al grandissimo Sanchez. Ecco la prestazione maiuscola di Nunzio. Abbiamo con 850 crediti. Sì. C'è. Diabi. Che mettiamo al posto di Plat. Splat. Allora, Campbell. Siamo riusciti a prenderlo per 600 crediti. Che se lo scartiamo ci facciamo di più. Ma a me va benissimo, sinceramente. Scartiamo questo David. Ovviamente lasciamo Nardiello davanti, che è il nostro top player. Andiamo a giocare l'ultima partita. Già la nostra squadrona inizia a prendere piede. Anche se nessuno di questi fa intesa, ma va bene così. Perché? Trovo queste squadre in divisione 10. Ma adesso il minimo, quello che ha meno crediti di tutti, ha minimo 1 milione di crediti. No, Diaby, ti ho pagato anche tanto, Diaby. Diaby che fa errori. Di Barbo che poi ti... Ma gli è passata qua! Ok, prossimo acquisto un portiere. Capito, va. Però no. Cioè, cosa vuoi fare quando hai tre davanti? È una difesa di merda. Cosa puoi fare? Poi corre e basta. Questo qua la mette in mezzo. C'è sempre qualcuno e via. Cioè, cosa puoi fare? Non è che puoi giocare a FIFA. Devi giocare al... Ma poi porca puttana, palla! Ma già non mi hai dato un rigore. Ma porco Diaz. Ma un fallo. Toh. Ecco il suo gioco. Ecco qual è il cazzo. Il suo fottutissimo gioco. Oh no. È rosso. Ma neanche giallo. Nasone. No, è grazie. Rosso, giusto, così ti salti anche la prossima partita. Godo. Vediamo quando si stanca sto bambino, perché avrà 12-13 anni, immagino. Bravo! Grande! Mitico! Sul 4-0 fare Melina al 90esimo è proprio geniale. Sei un grande, oh. Che ritardati. Vabbè. Finisce la terza partita, ragazzi, contro i Barbo, Quadrado e Gervinho, una difesa bronzo che il massimo di velocità è 50, non puoi fare di più. Poi questo corre e basta, la mette in mezzo, passaggio in mezzo, dove c'è qualcuno per forza, perché poi è una difesa di scappati di casa. Che ci volete fare? Niente, non ci si può fare niente. Però va bene. Finisce la partita 4-0, poi questo restava sempre tutti, metteva tutti sempre in difesa. E poi ripartiva. Wow, bel gioco. Bello. Comunque, raga, finisce qua il video. Durato un botto, perché sono da 1:16 che sono in registrazione. Io vi raccomando di mettere un bel mi piace. E seguite la serie. E noi ci sentiamo al prossimo video. Bella.